Vara Malou, Vara Malia, la apripista della scorsa edizione, il pupo che oggi all'imbrunire è stato dato alle fiamme nel tradizionale rito che celebra la conclusione dei festeggiamenti carnascialeschi purificando e scaricando le colpe commesse durante il periodo del carnevale. Il rogo del pupo, progettato dai maestri carristi Jox e Lantome e realizzato da Fantagruel, è stato il momento clou di questo martedì grasso fanese, trasmesso in diretta su Fano TV e che rappresenta l'ultimo giorno dedicato alla kermesse più dolce e antica d'Italia. È un bel carnevale, bel tempo ci ha assistito, bellissimi carri, bellissime le mascherate. Non sta a noi dirlo, però siamo molto ma molto contenti di quello che è stato realizzato. È stata una bella soddisfazione perché c'è stata una forte partecipazione di scuole, di bambini e di genitori, e proprio stamattina ho avuto il riscontro andando a portare dolciumi in tutte le scuole che hanno partecipato al carnevale. Un altro carnevale denso di risultati, quindi siamo molto soddisfatti, lo sforzo che abbiamo profuso è stato ampiamente ripagato, da domani andiamo a riposo, contenti, felici e a trarre le conclusioni per migliorarlo ancora. Ad anticipare l'appuntamento è stato alle 15 dal Pincio in direzione di piazza 20 settembre il corteo rievocativo di Elva, aperto dalla musica rabita insieme agli sportivi che hanno partecipato al secondo trofeo Fano Città del Carnevale, inoltre ai ragazzi degli istituti del Battisti, Olivetti, Volta e del liceo artistico Apolloni che con le loro coreografie hanno colorato le sfilate della domenica coordinati da Mattia Diamantini. La piazza è stata anche la location del concerto della Borghetti Bugaron Band, protagonista del carro della musica rabita e ideatrice dell'inno del Carnevale 2015 Avanti Indre. A seguire la presentazione dei vincitori del secondo trofeo Fano Città del Carnevale, il lancio di dolciumi dal palco e dal terrazzo delle Buburger e poi l'estrazione finale della lotteria. Quest'anno sono stati venduti ben 15.600 biglietti, uno dei tanti successi ottenuti dalla manifestazione.